consueto appuntamento su Telesalento con Newsline. In questo periodo stiamo guardando alle elezioni amministrative e ci stiamo soffermando particolarmente sul comune capoluogo, su Lecce, anche se poi tra qualche giorno, ormai con la presentazione delle liste, saremo in piena campagna elettorale e andremo a guardare anche negli altri comuni della provincia di Lecce. Con Manuela Sparapano e Mauro Della Valle, buongiorno, esponenti Buongiorno, buongiorno. del Movimento Regione Salento che si candideranno in Forza Italia al Consiglio Comunale di Lecce con Mauro Gilberti Sindaco, cerchiamo di raccontare alcune idee per governare Lecce, se davvero saranno candidati, se saranno eletti soprattutto al Consiglio Comunale, che cosa potranno fare per la città di Lecce, delle persone che hanno competenza per la loro attività professionale, grande voglia di fare e alle spalle un background, quello di un movimento Regione Salento che con Paolo Pagliaro ha elaborato una serie di interessantissime proposte, dei progetti, dei programmi per la città, per il Salento e per l'Italia e che all'interno di Forza Italia si stanno portando con grande forza. Paolo Pagliaro, membro dell'Ufficio di Presidenza Nazionale di Forza Italia, ha portato tutto questo suo importante bagaglio programmatico del movimento Regione Salento all'interno di un partito nazionale. Mauro Della Valle, quindi tante idee per governare la città con un candidato sindaco in linea con queste idee, con un programma veramente interessante, che non è il solito libro dei sogni che viene presentato in campagna elettorale, ma delle cose pratiche da realizzare nei prossimi 5, magari 10 anni, se voi sarete confermati per altri 5 anni alla guida della città di Lecce. Bene, intanto saluto i telespettatori, grazie al direttore Vernaleone, ma a Cesare, e grazie anche a questa opportunità di questa emittente televisiva, insomma, che con tanta qualità, con tanto lustro, diciamo, e con tanta soddisfazione sul territorio continua a fare una comunicazione e dare un po' di servizio alla collettività. Ecco, il Movimento Regione Salento parte proprio per questo. Il Movimento Regione Salento ha come suo spirito, proprio nel suo DNA, le famose battaglie che in primis il Movimento Regione Salento ha sempre in maniera molto forte cercato sempre di creare, di fare all'interno della comunità salentina. Queste battaglie poi sono state fatte e ne abbiamo viste, battaglie sull'ambiente, battaglie sui trasporti, sulla legalità, e poi ne sono state fatte anche oggetto in varie competizioni elettorali, che siano state quelle regionali, quelle politiche. Oggi la città di Lecce vede anche la competizione amministrativa locale, dove le battaglie di Telerama diventano, e le battaglie del Movimento Regione Salento e quindi anche dell'editore Paolo Pagliaro diventano le priorità, le battaglie anche di Mauro Giliberti, candidato sindaco nel centrodestra. Sicuramente, posso anche parlare, sono convinto, in nome e per conto di Manuela, il Movimento Regione Salento si è contraddistinto sempre di persone che sono state sempre molto presenti sul territorio, in mezzo alla gente, di persone che hanno poi dei compiti professionali e specifici con grandissima professionalità nel settore in cui ovviamente svolgono la loro attività. La mia persona, per esempio, da circa 30 anni è in continuo confronto, in continuo, diciamo, come una sorta di servizio per la collettività e per le imprese, a ragionare di ambiente, di mare, di turismo, di imprese balneari. Ma è una, ovviamente una capacità questa che pian piano è venuta a crescere confrontandosi anche con tantissimi di quelli che sono, diciamo, devo dire, i buoni e i cattivi propositi di questa meravigliosa provincia di Lecce, che è Salento, che è questa terra Beh, noi ci siamo bagnata da conosciuti due proprio in diretta telefonica, le prime interviste, mari. quando Esatto. continuamente disturbavamo Mauro Della Valle qualche decennio fa. Abbiamo iniziato, diciamo, questa collaborazione stretta con Telerama e poi con Telesalento, soprattutto in difesa delle marine, dell'ambiente, per un turismo importante del Salento che dovrebbe portare ricchezza e occupazione. Ancora, diciamo,
diciamo, non siamo a un livello adeguato di PIL, ma sicuramente ci stiamo muovendo in quella direzione. Parleremo ancora soprattutto di marina e di turismo, visto che è una delle bandiere del programma elettorale sia di Forza Italia che di Mauro Giliberti, sindaco. Manuela Sparapano, volto amico, familiare di Infamiglia, di Telerama, nostra amica e collega da sempre, che ha deciso di mettere a disposizione la sua professionalità, la sua capacità di fare spettacolo, di promuovere giovani con la danza, con la musica, con la cultura. Manuela Sparapano ha veramente valorizzato in questi anni tanti talenti del Salento. Possiamo dire che sei la madrina di tantissime voci, di tantissimi volti nuovi nel nostro Salento, e tutto questo finalmente vorrebbe essere messo a disposizione della città, perché noi vediamo medici che fanno gli assessori al turismo, ingegneri che fanno gli assessori allo spettacolo, insomma, no? DJ che fanno gli assessori alla cultura. Forse è il caso di cominciare ad avere delle persone competenti all'interno del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che possano dare il loro contributo vero, professionale, nella guida e nel governo della nostra città. Manuela, una scelta forte quella di decidere di metterti a disposizione della comunità. Eh sì, intanto non è la prima volta, do il buongiorno ai tuoi telespettatori, ti ringrazio per l'ospitalità, saluto il mio amico di avventura Mauro Della Valle, col quale ci becchiamo un po' dappertutto, perché questa per noi veramente sarà un'avventura molto, molto impegnativa, visto che siamo delle persone, dei cittadini prestati alla politica, e quindi lo facciamo con uno spirito di condivisione di idee veramente genuino e forse anche originale, fuori da quelli che sono gli schemi e i disegni strategici che la politica di solito mette a disposizione. Allora, intanto parto da questa tua, insomma, presentazione, perché a me è capitato, e questo lo racconto anche ai telespettatori, di assistere a uno dei tanti spettacoli nel nostro teatro Politeama, e qualche fila davanti a me c'erano personaggi molto conosciuti dell'amministrazione comunale di Lecce, che alla fine di uno degli spettacoli di una bellissima compagnia che è stata ospite appunto al Teatro Politeama ha esordito dicendo: ma guarda il coreografo, che bella scena ha preparato, guarda che bel finale. In realtà si trattava della Bella Addormentata, cioè un'opera classica, è come parlare di Cappuccetto Rosso e non sapere, insomma, che fine che fa il nonna. Lupo quindi ovviamente si dava vanto al coreografo per aver ideato, forse contaminato, quest'opera così bella, però si leggeva anche nella sua battuta un po' di ignoranza. E quindi quello che tu dici per me è la base della mia candidatura, è la base per la quale io cerco di portare nella mia città le competenze di cui posso vantarmi, perché è una vita che studio e che mi metto in gioco per, insomma, per valorizzare. Beh, il settore. Poi con Lino Perrone, tuo compagno, marito, con Miracle Dance, insomma, ti abbiamo vista non solo in giro per tutto il Salento, ma anche a Canale 5, in tante altre esperienze importanti, sì, professionali, esatto, che hai avuto. Quindi possiamo dire che se parliamo di competenza, la competenza c'è. Sì, perché io penso questo, che la nostra città bella, anche organizzata, perché non dobbiamo dire che non si è fatto, si sono fatte tante cose belle. Passi Lecce avanti, è cresciuta, certo. Sicuramente il momento è quello di migliorare, non di cambiare, questa è la mia idea, non si deve cambiare, bisogna migliorare e partire da quello che in questi anni è stato fatto. Però quello che tu dicevi per me è alla base della mia candidatura, quello di distribuire le giuste competenze, perché se Lecce è una città d'arte, di cultura, di attrazione, ci devono essere, secondo me, magari non sarò io, perché potrebbero essercene anche delle altre migliori di me, ma devono esserci ai posti giusti le persone che esprimono delle capacità e delle competenze adeguate, perché un turismo interno, quello dello stesso Salento, o un turismo più allargato, quello della stessa regione Puglia, o poi anche quello allargato nazionale o quello internazionale, diventa più forte, più specifico quando in una città ci sono anche dei momenti di attrazione che fanno muovere migliaia e migliaia di turisti, perché il nostro mare è bellissimo e ce lo testimoniano i tanti turisti. La nostra struttura architettonica ormai è risaputa, ma le chiese non sono un nostro vanto. Ci sono, le dobbiamo valorizzare attraverso dei contenuti, ma gli spettacoli, ma le periferie, il centro della città deve essere valorizzato anche attraverso degli eventi che sanno
potranno unire il folklore all'internazionalità, nel senso che se si fa un piano specifico di spettacoli, tantissimi e diversi saranno i turisti che verranno a visitare la nostra città. Quindi secondo me un argomento fondamentale che tiene poi unito il popolo, pensiamo anche alla festa di Sant'Oronzo, ormai abbandonata a se stessa, non diventa più un momento di aggregazione per i leccesi stessi. E allora la competenza e la volontà di creare degli eventi, degli spettacoli che possano aggregare lì le periferie, qui la festa patronale, diventa anche un momento di ricchezza per tutti coloro che ruotano intorno. Mi sono scandalizzato quando ho sentito, quando ho visto, o meglio ho letto dell'inaugurazione del Teatro Apollo, con, insomma, per carità, c'erano dei personaggi importanti nazionali, ma non una parola su Carmelo Bene, su Quinto Ennio, su Bodini, su Comi, su Pagano, forse hanno accennato qualcosa a Tito Schipa. Cioè abbiamo una città e, una, e un Salento che è davvero ricco di personaggi importanti e spesso li dimentichiamo, non li valorizziamo, poi partecipiamo ai famosi eventi come Capitale della Cultura per vincere questo importante premio e con i cubi colorati in Piazza Sant'Oronzo. Ecco, ecco, quando parlo di competenza, ma anche di conoscenza di storia, di valori, di identità, di tradizione, che poi insomma il background che c'è bisogno per governare una città. Un punto importante, lo avete messo al primo punto del programma di Mauro Giliberti, anche di Forza Italia, quindi anche di Mauro Della Valle e Emanuela Sparapano, quello dei bisogni della gente che purtroppo è in difficoltà. Viviamo un momento di crisi internazionale, l'Italia in particolare, la nostra zona, tra la disoccupazione, industrie che chiudono, espulsione dal mondo del lavoro di cinquantenni, e veramente le fasce di povertà sono in costante aumento. Allora è giusto che un amministratore, oltre ai fuochi d'artificio, alle luci sfavillanti del centro storico, del Salotto Buono, pensi anche alle zone periferiche e a chi è indietro, chi è in difficoltà, chi non ha tutti i giorni da mangiare, Emanuela. Sì, noi abbiamo fatto diversi incontri, Forza Italia sicuramente è uno di quei partiti che dà veramente importanza a questo tema, nonché primo argomento che il nostro candidato sindaco ha voluto affrontare è quella della vicinanza ai poveri. Purtroppo le cronache ci raccontano di nostri vicini di casa, non di persone sconosciute, che oggi vivono dei momenti disagiati. Siamo, per quanto ci riguarda, in contatto con tante associazioni di volontariato che non fanno altro che chiederci di sostenerli attraverso delle donazioni o anche l'acquisto di generi di prima necessità. Cosa abbiamo fatto? Cosa ha pensato il nostro candidato sindaco? Una cosa concreta, reale, perché poi le parole volano, le chiacchiere finiscono, però i fatti concreti si devono ovviamente vedere. Cosa abbiamo pensato di realizzare? Lo faremo come primo punto, quello di una condivisione, di una coordinazione, meglio dire, di intesa. La carta famiglia, che darà la possibilità alle famiglie di poter fare la spesa e quindi acquistare beni di prima necessità presso quei centri che possono essere il mercato di Sette Lacquare, presso quei mercatini che anche loro vivono dei momenti di grande difficoltà. Quindi una carta famiglia che possa essere vicina alle esigenze delle persone, un sostegno al reddito, che purtroppo quello delle famiglie leccesi è veramente in difficoltà, ma la cosa più importante che il nostro candidato sindaco sottolineava è questa intesa tra il piccolo commercio, che oggi rischia di scomparire per ovviamente l'ascesa delle multinazionali, e le famiglie che ogni giorno vanno a fare la spesa e hanno bisogno di acquistare il latte, il pane. Quindi una beni, carta famiglia una che carta permette famiglia di acquistare non nei grandi centri commerciali che portano il nostro denaro all'estero, chissà dove, vendendo prodotti spesso anche a rischio per la salute. Ormai la grande distribuzione purtroppo passa, sai, la logica commerciale industriale è quella del profitto e non certo del benessere e della salute, ma nei piccoli mercatini rionali dove c'è la verdura fresca, dove ci sono i nostri prodotti caseari, dove si può dare anche ricchezza appunto anche ai produttori. Anche perché quello che territorio. La gente chiede adesso, anche quando noi ci avviciniamo in queste famiglie a chiedere dei consensi, a chiedere anche un po' di fiducia, perché lo dobbiamo ricordare, le famiglie sono molto sfiduciate, non si avvicinano più al mondo della politica, si avvicinano più, diciamo, alle persone, no? E noi in questo cerchiamo di essere dei punti di riferimento positivi. Ci chiedono poco,
ci chiedono la possibilità di vivere in modo dignitoso, ci chiedono un sistema diverso, fatto di persone per bene, nuove. E quindi Mauro Giliberti o tutta la squadra di Forza Italia, secondo me, rappresenta questa grande novità di persone nuove, fresche, che arrivano dal popolo, che ogni mattina si alzano, guadagnano il loro pane lavorando, e lo fanno ovviamente in una maniera dignitosa e sempre in modo efficiente. Questo ci chiede la gente, di essere vicina ai bisogni essenziali, ci chiede la possibilità di essere un po' come loro, vero? E questo fondamentalmente, sì, non ci chiedono più grandi Mauro, quindi un momento difficile in cui vediamo sempre più gente che va alla Caritas, anche impiegati, sì, anche famiglie, anche, che fino a qualche, certo, anno prima magari. Ma pensate a chi si è separato, ha dovuto dare la casa e gli alimenti alla moglie e ai figli, e vive magari alla stazione in auto a Lecce, città sfavillante del barocco e del turismo, succede anche questo. E quando si sfreccia con le auto blu, quando si va alle inaugurazioni, quando si vedono questi bei fuochi d'artificio e questi eventi d'élite, spesso non ci si accorge di questi problemi. Importante invece la scelta di Mauro Della Valle, di Manuela Sparavano, del candidato sindaco Mauro Giliberti, di puntare l'attenzione prima su questi bisogni, su queste fasce che hanno bisogno, che sono in difficoltà, mettendo addirittura al primo punto del programma. Sì. E questo mi sembra una scelta strategica fondamentale. Certo. La sensibilità di Mauro Giliberti è un po' quella che ci ha anche condizionato e ancor più convinti che dobbiamo fare squadra, dobbiamo essere a fianco a questa persona per bene, molto sensibile, una persona molto generosa, ma non lo ha dimostrato soltanto candidandosi in questo momento, ma la sua, il suo pedigree, usando questo termine, le sue esperienze anche lavorative ci hanno fatto sempre stare al suo fianco per il tipo, per lo spessore umano che Mauro ogni giorno, anche nella sua professione di giornalista, ha dimostrato. Ecco, io vorrei fare un semplicissimo esempio con quella che è stata la mia esperienza militare. Io sono stato per 30 anni un sottufficiale dell'aeronautica militare e facevo anche servizio in una scuola addestramento, quindi avevo anche, oltre al mio compito di contabile, avevo anche la facoltà di insegnare agli allievi materie commerciali, materie ragionieristiche, eccetera eccetera. Però l'aeronautica militare, che si è sempre contraddistinta un po' perché è stata l'ultima delle forze armate che è nata in termini di tempo, per far sì che un istruttore, che un insegnante fosse in grado di fare l'insegnante, ha istituito una scuola di metodologia didattica. Mi ha mandato a Firenze, mi ha fatto fare un corso e mi ha insegnato tutte quelle pratiche, anche di comunicazione, che oggi sono sicurissimo per un amministratore, anche per un consigliere, sono imprescindibili dalla sua attività. Oggi un consigliere, un assessore, a prescindere la sua professionalità, la sua specificità in un campo, è un manager. Oggi un consigliere comunale non è una persona che ha deciso di entrare in politica per avere i suoi tornaconti o della sua famiglia o del suo partito personali. Oggi un consigliere comunale è una persona che deve essere, per i 5 anni di mandato, a completa disposizione della collettività. Ecco perché io sono sempre molto rammaricato quando vedo già i candidati che nella loro vita hanno delle responsabilità, chi sulla salute delle persone, mi rivolgo ai medici, ma anche gli stessi avvocati, e ovviamente con quelli che sono i rapporti così delicati e personali con i loro clienti, non possono far sì di trascurare, perché c'è un consiglio comunale, c'è una giunta oppure c'è una commissione, quello che è un rapporto fiduciario con il loro cliente. Allora, questo momento per la città di Lecce, che io sono convinto che durerà almeno 10 anni, perché Mauro Giliberti sono certo che governerà questa città almeno per 10 anni, oggi non si può far scappare questo momento, che devo dire in alcune liste si nota, di avere persone che ambiscono a fare consigliere comunale perché professionalmente adatte, perché professionalmente preparate, con le loro competenze e con la loro professionalità. Poi Cesare, le persone più deboli, io sono molto al loro fianco. Perché? Perché noi assistiamo a un divario assurdo, irrazionale, assistiamo a dei servizi che mancano in questa città per tante ragioni, anche dal punto di vista delle risorse economiche, però le tasse e i tributi aumentano.
Quindi c'è qualcosa, c'è un cortocircuito su quello che la città in alcune parti, in alcune sacche, in alcuni quartieri continua a manifestare, e poi si vede d'altra parte gente che sta a spasso senza far nulla, senza poter dare un contributo alla sua città. Ecco che allora sono convinto, e qui mi rifaccio quando parlavo di scuola di metodo, di scuola di metodologia, che Mauro Giliberti, con la sua professionalità anche di buon comunicatore, di buon giornalista, saprà sicuramente colmare questo deficit di organizzazione, questo deficit di pianificazione, perché basta organizzarla questa città. E sono convinto che soprattutto le famiglie più deboli, che ai noi hanno in casa magari 2-3 figli, ma a volte anche il marito, che sono senza lavoro, potranno trovare collocazione in tanti servizi e in tante necessità della città. Io penso al trasporto, penso alla manutenzione del verde, penso anche alla gestione dei parcheggi. Non è detto che in una città si debba affidare sempre a questi maxi società e spazi di parcheggio. Per esempio, se pensiamo alle marine, se pensiamo al litorale, alla costa di Lecce, che sono ben 26 chilometri, perché non pensare che gli stessi attori, gli stessi protagonisti della manutenzione, della sicurezza, della gestione possono essere gli stessi cittadini di quelle località? Perché dobbiamo far arrivare una, magari una multinazionale a gestire la manutenzione o gli impianti elettrici della città di Gallipoli, della città di San Cataldo o della Marina di Torre Chianca? Lasciamolo fare a questa gente, perché sono convintissimo che ne andrebbe sicuramente di valore la qualità del servizio, perché sono interessati loro direttamente a far sì che la manutenzione, la pulizia e quant'altro siano fatti in maniera eccellente. Questo sono convinto che Mauro Giliberti, anche grazie a noi, Emanuela, perché insomma noi ci stiamo mettendo la faccia, ci stiamo mettendo il nostro impegno, e sono sicuro che anche le nostre esperienze di vita quotidiana possano portare soprattutto beneficio alla comunità e alla collettività. Quindi interessarsi degli ultimi, una carta famiglia, il modello di prossimità, ma anche un coordinamento di questi servizi, Emanuela. Esatto, perché la nostra idea è quella di un servizio di pronto intervento per le fasce deboli, quindi pronte ad intervenire in misure... Quindi un pronto intervento sociale. Esatto, in modo chiaro e deciso si interverrà, soprattutto dopo aver monitorato il territorio, perché anche la parte geografica della città, secondo me, sarà ben monitorata. Dalle periferie vivono dei momenti più difficili rispetto che alla città, e quindi il reddito, le misure di sostegno al reddito vivrà anche un momento in base alla riduzione della fiscalità localizzata. Questo è importante che i nostri telespettatori lo sappiano, perché le famiglie vivono dei momenti difficili, ma non sono tutte, lo dobbiamo dire, e quindi si darà giusto peso a tutte quelle famiglie che vivono veramente momenti difficili. Se lo si farà con dei gesti concreti, il comune sarà vicino, sarà un osservatore attento, e mi permetto di dire che candidati come me e Mauro, che arriviamo dal popolo, che siamo persone che ci siamo create da soli, possiamo tranquillamente dire, siamo il termometro e siamo, come dire, delle sentinelle attente a quelli che sono i bisogni essenziali e reali della nostra città. Non arriviamo dalla luna, non arriviamo da famiglie, dalla nobiltà, questo ovviamente nulla togliere ad altre persone che appartengono a questi ceti familiari, però in questo momento possiamo essere, ci spendiamo di più e siamo più credibili, perché arriviamo anche noi da momenti difficili, da momenti in cui le nostre famiglie vivono dei disagi, e quindi possiamo comprendere meglio quelli che sono i bisogni reali. Chi conosce bene i bisogni dei cittadini poi può rappresentarli adeguatamente. Non che gli altri non possano, assolutamente, figuriamoci, però bisogna interpretare le parole delle persone col giusto peso. Quando le famiglie, io faccio parte di un'associazione sportiva, poi spero che potremo parlare anche di sport, quando le famiglie di qualsiasi ceto si avvicinano allo sport e lo fanno senza maschere, senza diciamo problemi, si rivelano anche quelli che in realtà sono famiglie deboli, famiglie che credono nell'associazionismo e quindi nell'aggregazione, e svelano anche quelli che sono i problemi essenziali della gente, quindi li sentiamo ogni giorno e li tocchiamo con mano, e quindi diventiamo anche più sensibili sotto questo punto di vista. Io penso che Lecce debba finalmente, con Mauro Giliberti, dare una risposta a tutte queste persone che alla fine si vedono promettere la felicità, si sentono promettere una vita dignitosa, ma che in realtà
oltre che al momento elettorale non vivono momenti migliori, di considerazione insomma reale. Ecco, la gente non deve essere considerata e sostenuta soltanto in un momento come questo, ma deve essere considerata e aiutata durante tutto l'arco della sua vita difficile, qualora ovviamente i momenti ce ne siano. Diciamo pure che c'è il grande impegno di Paolo Pagliaro, che e ovviamente vigilerà su questo programma, darà il suo contributo, il suo aiuto, sarà il coordinatore di tanti amici che sta candidando all'interno di Forza Italia, che rappresentano il Movimento Regione Salento e che potranno dare un valore aggiunto anche a Mauro Giliberti nella gestione della città di Lecce, se come voi auspicate ovviamente sarà eletto sindaco di Lecce, voi sarete eletti consiglieri. Io nel 2012 ho già fatto l'esperienza nelle amministrative leccesi e l'ho fatto scendendo in campo nel Movimento Regione del Salento, nella cui insomma organizzazione ci sto perché ci credo fortemente, e ho accolto da subito nel momento dell'istituzione del Movimento Regione Salento la volontà di tesserarmi e di essere una sentinella attenta su questo territorio. L'ho fatto nel 2012 risultando la prima delle donne della mia lista, quindi con grande soddisfazione ho avuto un risultato che io mi auguravo, e da lì abbiamo sempre continuato a credere in una persona come il presidente Pagliaro, che veramente si spende per il territorio, che veramente ha intrapreso e intraprende delle battaglie a 360 gradi, sparando ovviamente dei colpi su tutti gli argomenti ed essendo sempre molto efficace, perché lo dobbiamo ammettere, una persona che ha deciso di avere insomma un contatto reale con il territorio, e lo fa non solo nella sua vena di imprenditore ma anche nella sua grande potenzialità di politico. Ha dimostrato anno dopo anno di avere veramente delle capacità straordinarie, e questo ci ha spinto a fare squadra per quanto ci riguarda, ad inserirci nella lista di Forza Italia, ma lo ricordiamo, noi proveniamo dal Movimento Regione Salento. Beh, va detto peraltro che il coraggio anche a volte di dire qualche parola scomoda agli alleati di governo, perché bisogna avere l'onestà intellettuale di portare avanti le proprie idee e qualche volta anche protestare quando qualcosa non va, al di là dell'appartenenza. E questo credo che è stato dimostrato nei fatti in questi anni. Mauro Della Valle, un'importante bandiera di Mauro Della Valle, di Forza Italia e di Mauro Giliberti è sicuramente quella di Lecce Lido, Lecce città di mare, le marine del Salento. Perché le marine della città di Lecce non possono essere come le marine di Melendugno, o come stanno diventando le marine di Salve, come è diventata Ugento, Gallipoli, come sta facendo passi in avanti Taviano? Cioè le marine sono una risorsa del nostro territorio, assieme ovviamente a tutto ciò che c'è nell'entroterra, alla cultura, all'enogastronomia, il paesaggio, le masserie, muretti a secche, ma le marine sono il valore aggiunto. Eppure le marine della città di Lecce, Torre Rinalda, Frigole, Torre Chianca, San Cataldo, ma anche Casa d'Abate fino a qualche anno fa, non sono riusciti mai a ingranare. Anzi, Casa d'Abate, una volta che sono andate alla competenza di Trepuzzi e di Squinzano, stanno cominciando ad ingranare. Come mai Lecce non può guardare le marine come ha fatto Arianna Polibortone nei 10 anni da sindaco, per esempio, per il centro storico? Il centro storico di Lecce ha fatto dei passi in avanti. Allora ci vuole un piano vero e proprio per trasformare questa nostra costa leccese delle marine in quel Lecce Lido di cui parlava Paolo Pagliaro: Lecce Lido San Cataldo, Lecce Lido Frigole, Lecce Lido Torre Chianca, Lecce Lido Spiaggia Bella, Lecce Lido Torre Rinalda. Sì, il lungomare di Lecce, in poche parole, questi 26 chilometri. Un vero e proprio quartiere. Mozzafiato, sì, io lo definisco il quartiere del benessere, perché insomma, se partiamo dalle nostre radici, Cesare, nel dire che siamo contadini e pescatori, quindi ovviamente due delle grandissime nostre risorse sono la campagna e il mare, dobbiamo però essere molto sinceri che questa amministrazione uscente ha poco guardato verso il mare. Le ragioni possono essere diverse, non per mala volontà, per mala politica, per mala amministrazione, ma effettivamente la città di Lecce a breve sarà interessata, per esempio, dal nuovo PUG, perché è un piano generale urbanistico dove nella zona dei 300 metri, quindi tutto il lungomare, ha dei vincoli spaventosi, perché molte cose ci vengono anche rinfacciate a noi imprenditori che non riusciamo a realizzarle, ma vi posso assicurare ai telespettatori che più di qualche volta per avere una semplice autorizzazione passano anni e anni, perché c'è una forma di burocrazia così
difficile, che a volte è più facile ricorrere al TAR per potersi far dare un'autorizzazione piuttosto che dare una consulenza ad un professionista, perché alcune volte anche i professionisti sono in difficoltà nel realizzare qualche obiettivo. Quindi Lecce città di mare è una delle diciamo degli argomenti che ha fatto attirare la mia attenzione da parte di Mauro Giliberti, perché nella sua macchinina che vediamo che sfreccia dappertutto in lungo e largo per la città di Lecce, tra le scritte c'è scritto mare in testa, Lecce città di mare, ma siamo sicuri, ecco perché la persona giusta al posto giusto, che quanto detto per esempio sulla rinaturalizzazione dell'assessorato alle marine, alla fascia costiera, sono convinto che quest'altra è un'ottima idea di nuovo di Mauro Giliberti, perché in questi anni si è sentita la mancanza di un coordinamento sul mare, che devo dire sinceramente è molto elaborata, è molto fragile come materia, però ecco ci sono molte risorse diciamo poco sfruttate, ma questo non deve essere riconosciuto come un deterrente. Forse abbiamo fatto meglio non facendo nulla di altri comuni costieri, io penso a Porto Cesareo dove c'è un'invasione delle case direttamente sulle spiagge. Penso anche alla stessa portualità di San Fog, che pur avendo avuto ormai da qualche anno un porto importante, si vedono anche imbarcazioni di altissimo pregio, di altissimo livello, però ovviamente hanno un po' anche maltrattato quello che è il paesaggio, la skyline del territorio. Ecco che allora oggi si può pianificare bene anche ristrutturando l'esistente. Non è detto che bisogna edificare gli hotel per forza sulle spiagge o bisogna edificare le abitazioni sulle spiagge. Oggi con una pianificazione attenta, sostenibile, ma soprattutto con i materiali che oggi l'edilizia ci ha insegnato, quali il legno oppure quali tutte quelle strutture che vengono riconosciute come facilmente amovibili, oggi davvero il territorio costiero può essere valorizzato da una serie di servizi. La gente non chiede i centri commerciali sulle spiagge, la gente chiede i servizi base, la gente chiede un trasporto efficiente che possa portare la gente non sotto con la macchina sotto l'ombrellone, ma avere delle aree a disposizione, dei parcheggi adeguati. Delle aree parcheggio, quindi un piano parcheggio all'interno delle località, perché il bello di portare i nostri figli con le famiglie di andare al mare è anche avere la spensieratezza che i figli magari no, possono andare con una bicicletta sul lungomare oppure si può fare una passeggiata senza avere il terrore di essere investiti da un'autovettura. Ecco che allora questo ci serve anche copiare da altre regioni diciamo molto virtuose in termini di sostenibilità. C'è la Toscana, c'è la Liguria, c'è la Sardegna, che molto si assomigliano, diciamo molto assomigliano al Salento. E anche la questione dei trasporti, cioè non si può pensare che l'autobus, la corriera passi in una marina portando turisti o portando anche residenti ogni ora e un quarto, perché ovviamente si va in contrasto con le tempistiche e col da fare della gente. Ci vogliono, dal mio punto di vista, anche lì dei raccordi con delle piccole navette, anche a costo degli stessi imprenditori balneari, degli stessi gestori di attività turistico-ricettive, per far sì che venga decongestionato questo traffico. Cioè noi vogliamo stare sul mare in maniera spensierata. E poi anche l'uso delle nostre pinete, dei nostri boschi. Non è possibile vedere delle pinete abbandonate dove magari c'è anche gente diciamo poco affidabile che si infratta magari no, commettendo anche delle cose alquanto discutibili. Invece gestiamo queste pinete come si fa per esempio nei parchi naturali, cioè mettiamogli a disposizione anche all'utente, al cittadino, al residente, al turista, dei piccoli spazi attrezzati dove magari si paga anche un ticket d'ingresso, ma diamo il servizio della panchina, diamo il servizio magari dell'angolo barbecue o anche diamo il servizio più importante, che è quello della sicurezza. Ecco, noi se facessimo tutti quanti insieme un volo su quello che è la città di Lecce, tutti quanti rimarremmo stupefatti di come madre natura ci ha pensato a regalarci questo lembo di terra importantissimo. Ci ha dato il mare, ci ha dato la campagna, ci ha dato le pinete.
Adesso sta all'uomo far sì che tutte queste bellezze fossero messe ce in la maniera... faremo Mario della Valle davvero a trasformare questo quartiere delle marine non sono più una, non più delle frazioni queste marine lontane distanti ma è un vero e proprio quartiere litorale integrato con la città. Assolutamente sì, il mare da vivere 12 mesi all'anno, non è possibile che si usa andare al mare soltanto luglio-agosto. Noi siamo stati anche un po' provocatori rispetto a quegli stabilimenti balneari in pietra, no? Anche storici che hanno fatto tanta storia sulla balneazione italiana, ma quando si andava a mare a luglio e si finiva agosto. Noi balneari, diciamo, della green economy, della diciamo new economy, siamo già al mare a marzo, dando già la possibilità di un solarium, dando già la possibilità di mangiarsi anche una semplice frisella fronte mare. Ecco che allora bisogna un po', ecco, piano piano portare la gente, unire quella via del mare, unirla alla città. Come si può unire la via del mare? Lo possiamo dire noi che ascoltiamo da parte dei cittadini tanti suggerimenti, perché è questo che è mancato alla politica, Cesare, ascoltare i cittadini. Posso capire il taglio delle risorse economiche, posso capire il taglio delle risorse umane, ma il taglio di ascoltare la gente non deve essere mai sottovalutato. La gente va ascoltata, il cittadino va ascoltato e anche l'ultimo dei cittadini ha il giusto valore e volere di dire la sua. Allora, quella via del mare, per esempio, deve essere riempita di luoghi di aggregazione, di luoghi attrattivi. Penso delle aree sosta camper, per esempio. Non è possibile vedere i camper parcheggiati al centro della città. Mi piacerebbe vedere, così come più volte nelle battaglie Telerama nella regione Salento abbiamo parlato di un parco, di un mega parco fatto tra San Cataldo e Lecce, dove con anche un lago artificiale le famiglie possono passare ore indimenticabili. Parliamo, i bambini possono fare sportive, che vorrebbero essere davvero possono essere riempiti una strada per avvicinare, cittadina, esatto, cittadina, per avvicinare il mare al contesto della città. E se riusciamo ad unire il barocco e il turismo che c'è, grazie a Dio, 12 mesi all'anno su città con quello del mare, allora davvero i nostri figli possono sperare di fare i manager del turismo. Ma noi la sparabando. Posso fare un passaggio? Prego, prego. E faccio anche un passo indietro su quello che è stato il mio esordio di questa trasmissione. Allora, ovviamente i leccesi frequentano le marine leccesi. Oddio. La maggior parte dovrebbero frequentare. No, molti le frequentano. Quindi questi disagi li conoscono bene. E quello che dice Mauro Della Valle sono le parole chiave di quello che secondo me dicevo prima, il fatto di avere le persone con le competenze giuste ai posti giusti. Perché una persona che vive il mare, che è un imprenditore che ha realizzato la sua vita su un'attività balneare, può sicuramente meglio conoscere le esigenze e capire anche come risolvere i problemi di un luogo che per lui è la sua vita. Quindi in tutti questi anni le nostre marine sono state completamente abbandonate e oggi abbiamo i risultati di uno scempio, perché è inutile nasconderci, Frigoli, San Cataldo, Torre Chianca sono veramente la desolazione. Allora, coloro che dovranno amministrare, e ci auguriamo di essere noi, io mi auguro che sia tu con una delega alle marine, devono comunque essere delle persone che conoscono quel territorio o quel lembo di Lecce, devono essere delle persone appassionate a far decollare un settore, delle persone che hanno, passami il termine, un interesse affinché San Cataldo piuttosto che Frigole abbia vita 365 giorni l'anno, perché i buoni propositi li abbiamo tutti, ma bisogna avere le persone giuste ai posti giusti, perché un imprenditore è portato a risolvere i problemi, non a lasciarli in un angolo a dire San Cataldo vediamo fra qualche anno se arriveranno i fondi. No, un imprenditore che basa la sua economia sull'attività avrà sicuramente le parole chiave, la metodologia giusta, inventerà qualcosa che porterà poi il suo luogo a diventare un centro di interesse. Certo. E come per lui, anche per tutti gli altri imprenditori. Nell'incontro con Mauro Giliberti, la parola chiave delle marine è stato quello di cercare di defiscalizzare, quindi di incentivare nuove imprese nell'investire in questi territori, perché ovviamente poi il comune non può fare con la bacchetta magica delle grandi magie. Certo. Può semplicemente cercare di aiutare, sostenere. Bene, questo Mauro Giliberti lo
lo farà. Però poi da parte dei coordinatori o da coloro che devono avere la delega alle marine ci deve essere un interesse reale, efficace, concreto nel creare qualcosa che sia per sempre, perché ora ci andiamo noi a San Cataldo e Frigoli, poi ci andranno i nostri figli e poi i nostri nipoti, quindi siamo già in ritardo, cioè noi siamo già veramente in ritardo. Quello di migliorare oggi, secondo me, è un'opportunità che non dobbiamo perdere, è quello di delegare le persone competenti nei luoghi giusti. Secondo me la sinergia di forze lo si fa quando un bravo amministratore capace e conosce il luogo in cui deve operare e deve realizzare, viene poi circondato da una squadra che potrebbero essere, immagino, gli stessi imprenditori balneari, che magari adesso si sentono un po', come dire, si affidano invece all'amico piuttosto che all'altro, non riescono a fare squadra, direttore, perché non hanno un punto di riferimento e quindi pretendono che la propria attività imprenditoriale possa andare più avanti rispetto che un'altra, perché vince ancora la politica del io sono meglio di te, quindi se io faccio l'iniziativa avrò più clienti rispetto a Mauro della Valle, quando invece la sinergia è quella di squadra. Allora il comune che cosa può fare? Può intanto sostenere e incentivare le iniziative, però poi servono le persone giuste per creare le iniziative, per creare le idee imprenditoriali, creare una visione diversa delle marine, quella che adesso Mauro, non c'è. Di Mauro Giliberti, per esempio, di usare la parte della tassa di soggiorno, perché diciamo che la tassa di soggiorno viene prelevata dalle tasche dei nostri turisti, degli utenti, per anche, no, quello che sono i servizi alberghieri, di poter usare per esempio il famoso biglietto gratuito per venire al mare di Lecce, Lecce Lido, con chi frequenta per esempio i B&B e gli alberghi. Qualche attimo, una breve pausa pubblicitaria e poi continuiamo a parlare di marine e di eventi, perché poi è importante anche legare gli spettacoli e gli eventi al territorio, che abbiano anche una traccia di continuità per promuovere questo nostro territorio. Breve pausa pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimo.